Fabrizio Roncone, perché Fabrizio stamattina mi ha fatto un grande onore, perché sono la madrina stamattina di questo libro che tengo a battesimo. Primo giorno in libreria di Razza Poltrona, una classe politica sull'orlo del baratro. Avete presente la penna affilata del mio amico Fabrizio Roncone? Ecco, in questo libro c'è la somma di tutta la sua ironia caustica. Li fai abbastanza neri sti partiti, Fabrizio? Beh, come meritano, perché in questo... Partiamo morti, no? No, beh, partiamo con la realtà. Questo libro, Razza Poltrona, è il racconto di come la politica italiana abbia spinto progressivamente il paese sull'orlo del baratro. E quando hanno guardato giù in fondo al pozzo, si sono voltati, hanno avuto paura loro per primi e hanno chiamato un banchiere, il più bravo banchiere che ci fosse sul pianeta, che per fortuna dell'Italia era italiano, e che per fortuna nella fortuna ha pure accettato di diventare il presidente del consiglio di questo paese, cioè Mario Draghi. Scusa, ma devi fare un nuovo capitolo sul Green Pass, perché la polemica sul Green Pass è un bel capitoletto di Razza Poltrona. Il Green Pass io credo che segni due cose straordinarie. Segni oggi, questa mattina segni innanzitutto uno straordinario Mario Draghi che rompe gli indugi, guida l'Europa, impone una cosa giusta, sacrosanta. Mario ha ragione, come dire, che lui ha un capitolo che si chiama Mario ha ragione, Mario, perché ha appena ragione. Mario fa una cosa, tutti dicono Mario ha ragione. Beh, però, insomma, questa volta rompe gli indugi, dimostra di essere un premier, prende una decisione, dimostra coraggio e pragmatismo per il bene degli italiani, per far ripartire il paese. E la seconda cosa del Green Pass di oggi, secondo me, è la gravissima difficoltà in cui si trova a questo punto Matteo Salvini, che è il grande sconfitto di questa decisione, e segna evidentemente l'apertura del congresso dentro la Lega, perché è altrettanto evidente che l'uscita dell'altro giorno di tutti i governatori in batteria, Zai ha cominciato sul Corriere, poi sono venuti via gli altri. Adesso su questo aprono una crisi importante dentro la Lega. Su questo ci facciamo adesso guidare anche un po' da Centinaio nei meandri della Lega. Però prima sento Vittorio Felti. Però Vittorio, nella veste di giornalista, quella che piace a me, diciamo, come la vedi la situazione? Tu non risparmi niente a nessuno, non è che perché fai il capolista cambi qualcosa, giusto? No, per l'amor di Dio. E così, una passeggiata autunnale, niente di più. No, io penso che il titolo Razza Poltrona sia un capolavoro. Se il contenuto del libro è pari al titolo, sarà un libro meraviglioso. Roncone è molto bravo, non capisco perché ce l'abbia a morte con il mio caro amico Renato Farina, ma per il resto sono sempre o quasi sempre in linea con lui, anche perché è molto arguto, molto bravo, capisce le cose, è un osservatore distaccato, mai animoso, e questo, diciamo, lo rende apprezzabile, ma lo dicono tutti. Poi, grazie, per il resto, direttore. Sai, la storia del Green Pass.